Salve a tutti, sono Gamer e bentornati su Fallout 76 in compagnia di Nonno Telone. Allora, il gioco è finalmente stato rilasciato e io ho cominciato ad esplorarmi un attimino la zona contaminata. Mi sono detto, invece di seguire la trama, possiamo pian pianino di tanto in tanto esplorarci alcune delle location. Oh oh, qua è morto qualcuno. Aspetta, tieni fuori l'armi, si sa mai, Delon Gamer. Oh oh, abbiamo un super mutante rissoso. No, dai, ho appena iniziato l'episodio, non posso morire subito, ma porca di quelli per porca. Dimmi con qualche arma, dimmi con qualcosa per difendermi. Mi sta sparando di brutto, mi sta decisamente sparando di brutto. Ok, ok, mi rifugio qua. Aia, mi sta pigliando tantissimo, signore. Dov'è? Eccolo lì, ok, al diavolo. Maledetto, puttana rissoso, aspetti, signore, porti. Ah, pazienza, ok, c'è morto. Quanto buio, non era grosso sto super mutante. Sì, mo' è appena iniziato, non possiamo cominciare l'episodio a sto modo. Mi ha già fatto malissimo, io non c'ho neanche steampack praticamente, ma dai. Oh oh, un super mutante. Oh buongiorno, aspetti, mi faccio usare i punti. Porco cane, aspetta. Restami lì, oh, ricarica. Veloce. Ok. È pieno di super mutanti da ste parti. Beh, direi che ho scelto proprio un bel punto per cominciare l'episodio. Dannazione. Allora, oh, c'è una cassaforte. Volevo magari esplorarmi tipo sta zona qui. Poi, visto che c'è un parco acquatico di qua. Beh, non so quanto acquatico, sicuramente radioattivo. Una ruota panoramica. Voglio dire, ci sono un sacco di zone che pian pianino nei vari episodi potremmo cercare di scoprire. Aspetta, magari nel frattempo svaligiamo anche un po' di code, che il Delon Gamer c'ha bisogno di grandi scorte mediche. Rottura di scatole, che è la zona pullula di ardenti, come potete vedere. Quindi dobbiamo farli fuori perché loro purtroppo sono armati. Tutti i villaggi di sta buia di zona sono ipercontaminati. E sta gente è anche ben armata e ben equipaggiata. Guarda, c'hanno i cosi per le tute. Vediamo se abbiamo dei kit di pronto soccorso qua dentro, forse. Al primo colpo e all'interno abbiamo... Oh, steampack! Radaway e rimedio. Sì, perché mi sono preso una malattia prima. Il rimedio mi ha curato tantissimo. Ok, c'è ancora quest'ultima casa. Madò, mi sembra di essere all'interno di un film horror. Buongiorno, salve. C'è nessuno in casa? Ok, venerano cose strane, ma che bello. Facciamo che ce ne andiamo di qua molto in fretta. Quello è uno scoiattolo? Ma pongo fine alle tue sofferenze? Ma che schifo, ma come si è ridotta la natura? Poi devo cucinare tutto sto popò di roba, perché ci serve decisamente cibo. Ed è difficile trovarne quanto... io l'ho ucciso, ma quel coso si... Mi allontano. Mi allontano, che è meglio. Sono finito in una zona abbastanza bruttina. Oh mio Dio, ecco perché si chiama Valle Tossica. È pieno di fumi tossici. Oh no. Non ho una mascherina per proteggermi. Mi sembra che ci siano anche delle specie di piogge. Ora capiamo perché gli scoiattoli sono ridotti così male. Morici male, tizio, perfetto. Ok, stiamo lontani dai fumi tossici. Aspetta, magari mi recupero un po' di carne, che dopo ci si fa mezza bistecchina. Oh mio Dio, guardate quanti ghoul. Oh, vaffangul, quanti ghoul. Oh, oh, aspetta. Mi tengo pronto una granata a frammentazione e ci liberiamo di un po' di ghoul molto rapidamente. Bomba! Un movimento sessual! Ok, dovrei averne pigliati un po'. Signore, stia buono. Porco cane, ce ne sono ancora tanti. Aspetta. Porco cane. Buoni, levati, porca di quella porca. E quanta gente c'è. Oi. State buoni, fate che non finisco in mezzo alle cose radioattive, dannazione. Ok, dopo un'ora il tizio si è deciso a prendermi il macete. Era un'ora che premevo quel boio di tasto. Porco cane, sta gente sono anche troppo resistenti. Bomba! Porco cane, mi è esplosa una bomba in parte, non so da dove. Mi sono cacato tantissimo. E quelli chi sono? Super mutanti? Oh, ma dai. Aspetta un secondo, mi devo curare. Curati, veloce, uno steampack, veloce. Porco cane di super mutanti, bastardi. Ce ne sono un bel po', quindi cominciamo a sparargli dalla distanza e vediamo di far fuori che fetecchioni. Maledetto bastardo. Ok, uno è andato. Altra bomba. E che cacchio, ma c'è una mira incredibile. Mi hanno fatto malissimo. Curami. Buongiorno signore, aspetti un secondo. Che sto ricaricando. Ho completato una sfida, ma sono morto malissimo. Porco cane, ci siamo uccisi a vicenda. Ok, il gioco mi ha respawnato alla casa di prima. Il problema è che le piogge di sto posto sono veramente acide e danneggiano la barra della salute. Parte dell'inventario è rimasto sul mio corpo, dannazione, quindi devo tornare là rapidamente e vedere di recuperarlo. Ok, sono tornato al luogo in cui sono deceduto poco fa. Sembra che l'ultimo super mutante sia sparito in compenso.
dannazione. E ora possiamo recuperare tutto. Ok, non avevo perso troppa roba per mia fortuna, quindi possiamo continuare l'esplorazione in tutta tranquillità. Dai, mancavano 10 secondi e avrei ottenuto il checkpoint di questa cittadina. Stazione di Grafton. Ok. Il bello di queste stazioni è che di solito si trova una cassa con grandi quantità di oggetti, tipo i rottami. Vediamo un po' che mi servono per costruire. Guarda, legno, piombo, sughero, sacca di sangue. Perfetto, che ci servono per fare gli steampack. Guardate qualcosa, quanto è grosso. Mostro di Grafton furioso. Ma voi siete scemi nel cervello. Ma voi... super mutante, i super mutanti, mi sono spaventato tantissimo. Oh, stanno per attaccare me. Boni, boni, porco cane. Porco cane. Boni, boni, porco boia. Ok, ok, uno è andato. Au! Mi hanno spaccato il fucile, mi hanno spaccato il fucile, dannazione. Senti, ciccio, c'ho anche la pistola da rompere la ciolla, Porca cane, il mio fucile a pompa si è rotto, dannazione. Vediamo di recuperare un po' di robe da loro. Oh, super mutante di nuovo. Porca boia, morici. Ok, anche perché ho finito i colpi, sai com'è? Ho trovato il super mutante, porco cane. Ok, aspetta, che se non mi sente magari riesco a fargli un colpo alla testa. Ok, perfetto. Che casino, buono. Uccidi il mostro di Grafton. Ma voi siete scemi? Era un coso gigantesco. Cosa c'entro io col mostro di Grafton? Passavo di qua. Ma perché sono andato a impicciarmi? Sembra che il mostro sia all'interno di questo edificio. Che faccio? Entro? Sono così pirla che entro io. Come ha fatto a entrare? Ah, porco cane! Ok, non entro. Mi sono cacato a mille. Come ha fatto a impiantarsi là dentro? Sì, si è compenetrato male con la struttura. È all'interno dell'edificio. In realtà dovrebbe essere per strada. No, è finito all'interno della parete. Non posso neanche attaccarlo. Non c'è modo di entrare. Benissimo, il day one e 8000 bug. E già io non posso fare neanche una quest. Ma non ci credo mai nella vita. Ma perché? Oh, sentivo colpi d'arma da fuoco, furbacchione. Aspetta un secondo. Stai fermo. Oh, aspetta che il mostro non si possa muovere di là. Vieni qua. No, fermo. Ok, fatto fuori. Sono anche sui tetti quegli schifosi. Però so che il mostro non si possa liberare perché io ho intenzione di andarmene sotto posto. Adesso è arrivato al piano di sopra. Se guardate, ogni tanto lo si vede compenetrato. Ma non ci credo mai nella vita. È inattaccabile. Oh, senti, finché resta lì almeno non è per le strade. Guarda, guarda, lo si vede. Oddio, oddio, che schifo immane. È un livello 30 peraltro. Voi siete scemi nel cervello. Io ora mi resti compenetrato, lei. Si è liberato, eccolo laggiù. Ciaone, gli ho sparato un colpo di fucile. Non l'ha neanche... Oh, l'ha sentito, non l'avrà sentito, ma se ne è accorto un bel po'. Che fa, non passa? Passa, passa, corri. Oh, voi siete scemi nel cervello. E io con cosa lo affronto? Con le buone intenzioni? Guarda il fettente che ha fatto il giro. Peraltro lancia delle schifi. Qui devo stare attento a non farmi pigliare. Salve signore, che fa? Lancia? Lancia cose. Ok, lancia un sacco di cose schifose. Cattivo signore che lancia cose schifose. Sì, vabbè, ciaone, qua mi serve una squadra di 7000 persone per riuscire a buttarlo giù. Oh, sta per esplodere l'auto. Oh, un'auto atomica che ti esplode in parte. È effettivamente un buon metodo per farlo fuori. Tanto non ci passi. Mi si è bloccato qua davanti, va, che fortuna. Signore, resti lì cortesemente mentre io la faccio fuori molto ma molto lentamente. Tanto non fa praticamente niente. La poltiglia che lui ti tira, ti rallenta. Quindi io posso attaccarlo in tutta tranquillità. Questi bug. Scusa, gli tiro anche qualche bomba a mano. Se non mi rimbalza addosso, in teoria la dovrebbe sentire. Oh, la bomba a mano la senti, fettecchione? Guarda, goditene un'altra. Eccola qua, tutta per te. Aspetta, secondo che magari non mi esploda in faccia. Olè. E addio mostro. Olè. Mamma mia. Ma perché qualcuno ha questo mostro come mascotte della città? Mi ha dato una molotov della pici appiccicosa. Gamba sinistra in metallo. Oh, ho raggiunto il livello 8. Che livello 8? Ho fatto fuori sto coso da solo. 70000 livelli mi dovevi dare. E ovviamente neanche un secondo di pace perché sono tornati i super mutanti. Spav, quando vuoi non mi incacchio. Ok, aspetta, di uscire a pigliarli in testa così li facciamo fuori. Ok, petti, signore. Ok, fatto fuori anche questo. Il tizio laggiù gli ha sparato una gamma, quindi è rallentato. E dovrei avere tutto il tempo per farlo fuori. Sta zona è piena zeppa di super mutanti, è una roba incredibile. Buono, allora, diciamo addio alla cittadina di Grafton. È stato un piacere conoscere il loro mostro, ma soprattutto anche farglielo fuori. Ok, e vediamo di continuare a esplorare la parte nord. Anche perché di sto passo dovremmo poter raggiungere forse il coccodrillone direttamente. Oh, io ci provo. Dovremmo attraversare un bel po' di luoghi nel frattempo. E sono Myrlur quelli laggiù.
È pieno zeppo di Mirelurk. Che ci fanno qua i gamberozzi? Oh oh, se gli facciamo qualche bell'attacco furtivo, forse lo sentono. Oh oh, quel signore se l'è un po' presa. Oh oh, mi sembra che mi stiano attaccando decisamente. Ok, fatto fuori uno. Non ho voglia di gamberi adesso, costosamente. Oh oh, oh mio Dio, quanto sono grassi. Ok, fatto fuori anche quello. Aspetta, cerchiamo di prenderli sulla parte frontale, perché se li prendi sul guscio non li ucciderai mai e poi mai. Aia, oh, ti posso percuotere anch'io, Carne di Mirelurk, buono il Mirelurk. Una volta che avete letto il libro di ricette di Fallout 76, apprezzate molto di più la cucina del luogo. Ah, ok, vediamo un po' dopo di farci magari un po' di Mirelurk in salsa rosa. Oddio, che voglio di gamberi in salsa rosa che ho adesso, una roba incredibile. Ecco qua, recupera tutto. Oh, cos'è sto coso? No, radiazioni, tante radiazioni. Ok, quel coso a quanto pare è radioattivo. Oh no! Poco male, laggiù ci dovrebbe essere probabilmente un'altra stazioncina o altro. Il che vuol dire che dovrei arrivare molto presto al coccodrillo che dovrebbe essere da queste parti. Non so che parco acquatico ci possa essere. Buongiorno signore, cortesemente mi ci muoia, grazie, molto gentilo. Ah, non era solo, porca di quella porca. Aspetta, Bonnie, guardate che posso percuotervi anch'io, Agente, stia calmo. Buono, a posto. Ma perché i ghoul ferali li incontro sempre io? Passo di qua e trovo sempre le armate di ghoul ferali, che è una cosa incredibile. Ma santi i nomi. Ho trovato un bramino. È una sacca da viaggio, piena zeppa di rotami. Yeee. Quando otteniamo la base potrò costruire l'infinito ed oltre eventualmente. Buono, ridendo e sterminando, abbiamo scoperto la cittadina di Clarksburg. Ed eccola laggiù il coccodrillone. Siamo quasi arrivati, devo solo stare attento. Ah, che non ci siano pericoli. Appena detto. Mi attaccano anche i topi, ma mi prendi in giro. Ma vai via. Oh, mi si è rotto anche sto fucile, oh benissimo. Adesso con che mi difendo che non c'ho più armi? Non c'ho veramente più armi, mi tocca andare di macete. E niente, dobbiamo sperare di trovare delle armi in giro, perché sennò io sono nella M più totale. Il problema è che sento un rumore di bot qua in giro. Quindi potrebbero... Oh, Protectron, dannazione, chiudi la porta. Sei per aprire la porta, vero? Buono, cattivo Protectron. Cattivo, aia, che fai, mi picchi? Ti picchio anch'io, ci sono problemi, porca di quelli per porca. Ma santo cielo, cioè, ha le armi laser e mi picchia. Ma vabbè, dettagli. Qualcuno ha lanciato una bomba? Chi poi mi ha lanciato una bomba? Di solito sono i mutanti che mi lanciano le bombe. No, che non ho armi per difendermi dai mutanti. Ok, ho trovato delle munizioni per la pistola, per fortuna. Muorici, porco cane. E il resto lo facciamo fuori a colpi di macete. Buongiorno, signore. Il macete fa più danni dei proiettili della pistola. Una roba incredibile. Cassa di esplosivi, ok. Vediamo se possiamo trovare anche un po' di granate, delle bombe o altro all'interno. Siamo fortunati, mini a frammentazione. Ho trovato un bel po' di munizioni anche da queste parti, ma ancora nessuna arma da fuoco. Ah, porco cane, mi sono spaventato tantissimo, ma ho letto iBot. Stavo visitando il supermercato, mi giro e c'è un iBot che mi spara. Ma porco cane, gli strapperei il laser. Oh, mi sa che c'è un altro Protector da queste parti. Ok, perfetto, ne ho sacrificata solo una. Altre munizioni, uno steampack, una pistola decente e praticamente un revolver. Vabbè dai, ci accontentiamo che è meglio che niente. Dell'acqua, perfetto, perché comincio a essere un attimino assetato. E dovrei poter esplorare il resto della zona. Oh, senti, almeno posso sparare dei colpi e difendermi. Guarda sta boia di città, praticamente delle perdite tossiche dovunque. Non immagino neanche l'acqua in che condizioni sia. Ok, dovremmo riuscire a avvicinarci al coccodrillone quanto prima. Se riesco a evitare soprattutto i pericoli, siamo a posto. La chiesa! Ah, mio Dio! Speriamo non ci siano dei preti indemoniati all'interno. Beh, questo non è già un buon inizio, voglio dire, Porco cane, in chiesa era pieno di topi! Ma dimmi te... Guarda quanti che... Guarda che non sono il pifferaio magico, maledetto! Ok, dovrei averli uccisi tutti? Dimmi che non c'era altro... Wow! Non se la passano bene decisamente da queste parti. Buongiorno, padre, come va? Tutto bene? Hai capito il padre? Cioè, lo steampack, una pistola... Oh, vabbè, grazie, Per fortuna che la chiesa ci ha gentilmente fatto delle donazioni, quindi siamo a posto. Buono, e siamo arrivati a Gardaland finalmente. Olè! Per fortuna che non c'è troppa fila. A quanto pare una giornata tranquilla. Salve. Tranquilla. Oh no, un errante. E che cacchio. Guardali, sono dovunque. Oh, la pistola fa abbastanza danni, per fortuna. Ok. Quella. Ricarica. Porco cane, vado di coso. Ah, mi ha parato il colpo. No, l'ha preso in pieno. Aspetti. Guarda che c'ho anch'io il revolver figo, Posso sparare anch'io molto far west. Signore. Scusi, ma mi stava lì con la testa di fuori, porti pazienza. Ok, fatto fuori. Ma soprattutto ho trovato dei fucili a pompa. Oh, meno male, così posso sostituire i miei. Ok, adesso sono decisamente molto più armato. Avessi un fucile da caccia potrei attaccarli dalla distanza. È pieno zeppo di gente laggiù. Buona signore, preso. Buona. Ok, devo ricordarmi di usare lo spav di tanto in tanto. Guarda che usano i sistemi di protezione. Da quando usano le protezioni? Morici bastardo. Ok, aspetta, radiazioni? Ah, sì, c'è della roba radioattiva a terra.
Porco cane, devo stare attento perché mi piglio sempre le peggio radiazioni. Altre cartucce per il fucile a pompa, buono. Certo che Gardala si è ridotta male male, me la ricordavo molto meglio l'ultima volta che sono stato, Brighella. Ok, continuiamo a esplorare il parco. Tra un attimo voglio anche entrare e vedere se troviamo qualcosina, sperando di non trovare troppi ardenti. Lo so che hai sete, ciccio, porta pazienza. Wow, aspetta, aspetta, ricomprenditi. Oh, ok, salve signora, lei proprio non l'avevo vista. Grazie, Spav. Wow, buongiorno. Sì, prego, si compenetri tranquillamente con la porta. Non mi sono cacato sotto minimamente. Maledetto fetente, chiudi la porta. Stavo cercando un luogo dove cercare di ripararmi un attimino. Porco cane, che ansia. Oh, mi hanno tratto, bastardo. Ok, porco cane, stavo cercando di mangiare un attimino di cibo, ma mi hanno tratto alla velocità della luce. Ok, altre munizioni. Oh, mi stanno portando un bel po' di colpi. Il problema è che appena caleranno le tenebre, qui non si vedrà praticamente nulla. Ah, qui non posso neanche aprire sta porta. A parte che potrei scavalcare qua, ma a quanto pare sono un imbranato, ma vabbè, dettagli. E ci teniamo fuori il fucile a pompa, così che ogni gente che incontriamo gli si fa un bel tatuaggio col fucile. Ho trovato 8000 accessori, guarda roba, alieno giocattolo, astronave giocattolo. Oh mio Dio, c'è anche il camion giocattolo da Nuka Cola, guarda roba che c'è. Ah, ma dai, non li posso lasciare qui, è che non c'ho spazio nell'inventario. Allora, il coccodrillone è da questa parte. Ok, siamo quasi arrivati. Devo fare attenzione perché c'è ancora qualche turista un attimino armato fino ai denti, tipo quel signore laggiù. Buongiorno signore, l'ho mancato clamorosamente, nessun problema, lo Spav mi viene incontro. E vabbè, guarda, tutti cosa hanno i sistemi di copertura adesso. Oh, buoni. Boni, anche lei da dove vi spunta? Porti pazienza, ok. È arrivata gente all'improvviso, non so da dove. Ogni tanto il gioco mi rispone un po' ad cacchium, ammetto, bisogna stare molto attenti. Signore, esca dalla piscina che è pericoloso, cortesemente, faccia attenzione. Ok, questa è un'area di ristoro, ma ormai dovremmo essere arrivati al coccodrillone. Ok, l'entrata è proprio qua di lato, aspetta che non mi faccio fregare all'ultimo da qualcuno. Olè, perfetto. Dimmi che posso salire nella bocca del coccodrillone. Ah, ce l'ho fatta. Yeee, una faticaccia incredibile, ma siamo dentro la bocca del coccodrillo. Ui, qualcuno mi sta sparando. A quanto pare volevano essere loro i primi ad entrare nella bocca del coccodrillo. Buon salve, ho tratto della trappola per orsi. Se cammino sopra siamo a posto. I furbacchioni, guarda. Avevo ragione, si sono fatti la base qua sopra. Ui la la, un fucile bolt action con rinculo compensato. Ok, lo so che hai sette, porta pazienza, dammi un secondo. Degli steampack per curarci, degli alcolici. Oh, sono venuti a prendermi! Maledetti, no! Tanto ci muori, porca di quella iperporca. Aspetta, secondo, diamo un po' di Spav, mancato. Cioè, lo piglio meglio senza Spav. Ormai è mio il coccodrillo, fettecchione. Ok, a posto. Devo anche vedere di perquisire i loro corpi. Non male proponente. Aspetta che c'ho delle scorte anche qui. Sì, ma ci ho messo la trappola, però si è letteralmente dovunque sto tizio. E c'era una granata frammentazione. Meglio che nulla, non so come disattivare queste trappole. Quindi solo fare attenzione a non metterci i piedi sopra. E i signori dovrebbero avermi portato un po' di munizioni. Olì! Oh, mi sono preso la dissenteria. Quando è che mi sono preso la dissenteria? Ma santo cielo! Allora, aspetta che di solito c'è il rimedio. Ecco qua che ci cura tutti gli schifi. Non soffri più di dissenteria. Yay! Perché mi sono caccato tutto mentre poi andavo avanti e indietro. Oddio, dobbiamo andare anche di là. È un parco acquatico a piena regola, questo Gardaland di Fallout 76. Guarda che spettacolo. A parte che di sera fa ancora più scena. Salve signora, guardi sopra la prossima volta. Aspetta un secondo, buono. Dove è andato? Aspetta, vai buono lì. Ok, a posto. C'è anche la coroncina, quindi era un errante speciale. Aspetta un secondo, riesco a saltare sopra il coso senza farmi troppo male. Ok, così atterro molto più tranquillamente. Probabilmente hanno scoperto che sono entrato senza pagare il biglietto e si sono incacchiati. Buono, qui ci sono le altre giostre. Se le potessimo usare veramente sarei tipo un pampino felice, perché nella vita vera mi cacco, ma nella mia vita digitale posso permettermi di spalmarmi cadendo da una giostra. Il vantaggio di quando sono tutti morti è che non devi più fare la fila. Yay! No, perché ho fatto di quelle file che vi giuro non ne potevo più. Signore, lei è da tanto che aspetta per partire. Mi sa di sì, vabbè, lasciamo stare. Forchetta d'oro e sacca di sangue che mi serve per gli steampack. Questo è il sacchetto per il vomito, perché c'era gente che già vomitava ancora prima di partire. Ah, ma è tutta rotta. Ma porca di quella porca, ma che delusione. Non hanno messo il cartello di che non si poteva stare sulla giostra. C'è gente anche da quella parte. Diamo un'occhiata a quella, l'ultima zona del parco che ci manca da visitare. Au! Signora, ma le pare il caso, ma si vergogni, porca di quella porca. Stavo sistemando l'inventario. Ogni volta che sistemo l'inventario c'è qualcuno che mi attacca. Qua c'è la zona con le piscine. No, ok, ve la lascio a voi, scusate. Non mi piace più la piscina, signore. Si placchi un attimino e non rompa la ciolla. Ok, quello l'abbiamo fatto fuori. Aspetta, che se riusciamo a pigliarli dalla distanza,
ci risparmieremo un pochettino di fatica, che sono tutti che dribblano. Buon salve, guardi che io la vedo da qua. Aspetta, 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 che sta arrivando il tizio più furbo degli altri. Ok, morto male. Non corri. Oh, oh, stanno facendo il giro, stanno facendo il giro. Porco cane. Stavo ricaricando l'arma io. Au! Signore, mi manca solo lei. Ok, a posto. Mio Dio, quanta gente ho fatto fuori, santo cielo. Ok, altre cartucce per il fucile a pompa, mi consolo. Sono passato da non aver munizioni ad averne un'ottantina. Mi hanno attaccato direttamente dal bagno, lo sanno tutti che il bagno è il mio luogo segreto. Signore, porco cane, lei c'ha brutta brutta la dissenteria, eh. Mi sa che la piscina non è aperta al pubblico, eh. Ah, direi proprio di no, guarda, c'avevano anche tipo gli acuzzi. Ma santo cielo, lo volevo anch'io la piscina quella con le bolle. Uffa. Gioco da tavolo a chiappa il comunista. Non me l'aspettavo, il gioco mi è spiazzato un attimino. E niente, il parco proprio si è ridotto male quest'anno, eh. Niente da fare, per fortuna che almeno il biglietto non l'avevamo pagato. Oh, però mi sono fatto un bel viaggetto per arrivare fin qua. Ma vabbè, non importa, ci saranno sicuramente altri luoghi che attenderanno il DeLong Gamer. Porco cane, chi è che spara alla mia casa? Oi, oi, tizio, mi sta sparando, distruggendo il muro di casa. Ma mi prendi in giro? Apri la porta. Oh, oh. Mi hanno buttato giù le pareti, mi sta buttando giù le pareti di casa, chi è? Ma veramente? Ma tua madre è super mutante e anche cessa? Vergognati! Guarda la mia povera paretina, ma no, c'erano anche delle decorazioni. Ehi, vai via schifoso. Oh, 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 quello è grosso, quello è grosso, quello è grosso. Signore, no, no, non compro nulla, no, no, non compro niente, ci muoia cortesemente. Quanti sono ancora? Un altro? Scusi, mi dia tempo che ricarico, c'è anche il server che lagga. Morici, morici e morici. In quattro mi hanno attaccato. Ma vergognati, schifoso. Troppo peso, tanto sono in parte a casa. Ma dai, mi hanno spappolato le paretonze. Ma vergognatevi. Mi pare che qua ci fosse una cosa con la persiana. Ok, a posto, ma contento. Mi domando come boia si ripari, onestamente. Oh, io devo dare di proteggere la mia base. E ci metto qua una bella torretta. Ok, dovrebbe far tutto da sola la piccolina. E in parte a casa posso anche vedere di piantare un pochettino di piante. Per adesso ho poco, ci dovremmo accontentare di questo, ma dovrebbero pian pianino produrci del cibo. Magari qui vicino alle piante possiamo mettere anche una piccola sorgente d'acqua. Oh, che spero sia acqua pulita, ma sarà sicuramente acqua contaminata. Oh, e nel frattempo sta sorgendo il sole. Ok, sistemata la casa come non fosse accaduto nulla. Abbiamo aggiornato e inserito anche qualcosa che ci possa aiutare. Però come potete vedere, se ti attaccano ti buttano giù tutte le pareti. E prima o poi scoprirò come boia si sistemano tutte le paretonze danneggiate. Questo signore ha avuto visto giornate migliori. Scusi, è che la palpeggio un attimino. Ok, ho trovato anche dei dindini. Cosa vuoi di più dalla vita? Buono. Mi ritengo abbastanza soddisfatto. La parte superiore per fortuna ha subito pochi danni. Se mi attaccavano la parte sotto magari poi mi crollava giù tutto. Ma santo cielo. E vedo per la mia grandissima gioia che hanno fixato l'acqua, che è tornata. Oh, sono un pochino felice. Buono, dai. Ci siamo affrontati dei mostri. Abbiamo scoperto Gardaland, anche se non era, c'era molto da vedere. Una tristezza infinita. E pian pianino ci aspettano ancora un bel po' di location da visitare all'interno di questo pazzo mondo che è effettivamente Fallout 76. Oh mio Dio, ci sono strutture veramente interessanti. Ma per questo episodio allora è tutto. Resta un bel video giocatore a serie. Candidati insieme a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Anzi, vado dentro che qua magari mi piglia un fulmine. Ciao ciao!